Ma riesco neanche a aprire gli occhi. Iniziamo così questo video? Sì, proprio, cioè, ok, è mercoledì, ragazzi, siamo in prepartenza. Stanotte partiremo per andare a Praga al Mister Universo. Stiamo cercando i cioccolatini comunque con l'alcol, in realtà. Sì, però hai preso un carrello. Vabbè, perché non quanti cioccolatini? Si sa mai. Ci sta in valigia, se vuoi. Sì. Summer Edition, è nuovo. Non l'abbiamo mai visto noi. Se Giuseppe. Questa ti ci tuffi tu. Che ti piace il cocco, ciao. No, dai, cheesecake, ma cos'è? Ma perché? Ma dai, ma figa, ma cos'è? Perché puttana! Ma che cazzo, ma come si fa? Ma culo! Senti, sei senza parole oggi. No, cioè, veramente. Sono biscotti fatti. Mai visti però. Sono quelli delle bancarelle al mare quando ero nel. Aia! Che bello! Alla fine abbiamo optato per i Boero. Praticamente ci hanno detto che sono fuori stagione e cioccolatini con liquore sono impossibili da trovare nei negozi, quindi. Solo online. Solo online, quindi dobbiamo muoverci. Un po' prima. Veramente? Veramente fai? Stavo dicendo. 3, 2, 1. Zero. Aspetta. Colore. Andiamo. Oh. Porca miseria. Come la padrona muscolosa. Ce l'abbiamo fatta, siamo sul volo, sempre vicini. Ne fottiamo sempre, zia. Attenzione! Corri, corri! Oh, va, è normale! Bro! Minchia, un bambino! Allora, momento spuntino, sono le 11, siamo svegli dalle 4, giusto? La fame della Madonna. Va. Va. Va, un mischiotto, c'è la cipolla, il tartufo. Bravissimo, spiega bene. Allora, ragazzi, marmellata, è già qua. Allora, intanto i cavoli tuoi sempre, mi raccomando, una tazza. E ho fame, quindi voglio sentire tanti sapori. Bene, ho deciso però oggi di fare riso, pesce. Bene, però fai la tabella. Riso, pesce. Sì. Burro di arachidi. Sì. Mischiato con quello di mandorle. Sì. Cipolla rossa. Sì. Olio al tartufo. Perfetto. E marmellata. Marmellata. Però c'è un po' di cannella. Cannella, okay, e cannella sali. E sale, oh, perfetto, un po' di tic. È buonissimo. Immagino. Comunque, volevo far sapere soltanto la tua tabella. Nulla più. L'uomo più viziato del mondo. Anche la maschera, mi hai riconosciuto? Dai, amore! No, guarda, spero che si senta, areofalgico del cazzo, guarda. Cazzo di maleducato. Chiedi scusa che hai scorreggiato in bocca la gente. Che dio venia, scusate. Che dio venia. Oh! Guardalo! Guardalo! Mi sto aspettando. Siamo arrivati in gym e abbiamo trovato una gym bellissima. Adesso ve la faccio vedere. Ci stiamo iscrivendo per entrare. Ah, vicino a casa, ma dove ti porto, Caldino? Dove ti porto? 400 metri. Tutto in 400 400 metri, tutto. Lavanderia, supermercato, caffetteria, brioscharo, ristorante, palestra. Brioscharo ci vai tu, pezzo di me. Ci hanno dato questo orologino che sblocca della Technogym, vediamo se si mette poco, che sblocca gli armadietti e te lo porti in giro anche per fare gli esercizi tipo su alcuni attrezzi. Mettilo a disposizione
tipo il deodorante, la crema Nivea, tutto, ma è troppo bello. Bello veramente, adesso vi faccio vedere. Come vi ho detto prima, ti lasciano anche la piastra, raga, lo sto male, guardate. No, vabbè, ma io non ho mai trovato un posto che lasciava la piastra. Cioè, o l'ha dimenticata qualcuno, te la lasciano, è impossibile. È una figata, veramente, veramente messa bene. Bro! No, cioè la technology in praticamente ultima generazione con gli schermini. Che benessere qua. Che benessere, eh? Va sulla strada. Allora raga, prima volta che utilizziamo questa modalità di allenamento con lo schermino. Praticamente non c'è neanche il carico da inserire. Carico noi. No. Mettiamo una. Sì, ho preso più di me. Allora. C'è regoli anche il sellino? Ti stai abbassando? Cioè non devi fare niente. Ma si allena al posto tuo. Sto diventando grosso. Cioè raga, siamo solo al primo esercizio. Siamo qua tipo da 5 minuti e ancora non abbiamo fatto niente. Siamo tipo bambini a Disneyland. C'è il Caldi che si sta divertendo tantissimo. Non mi sta facendo provare un cavolo. Belle. Anche qua siamo al Lidl, siamo alla ricerca di una ciotola barra cuoci riso per il microonde, perché abbiamo a disposizione solo il microonde per il riso, quindi dobbiamo adattarci alla situazione. Ho fatto un sonno di 2 ore, siamo riusciti a farci il riso al microonde, ceniamo e ci vediamo direttamente domani mattina. Buonanotte. Sono molto contenti. Il mio sorriso. Ci vediamo domani. A domani, ragazzi. Fresca come una rosa. Freschissima. Madonna, raga, che letto. Un letto avvolgente. Mamma mia. Che giungla. L'acqua fuori. Sì, tra l'altro. Non è morto nessuno stanotte, meno male. Non abbiamo sentito strane urla. Colazza time. Colazza time. Si parte col risino per la signorina. Sì. Poi cos'hai messo? Cos'hai messo? Allora, illumina. Burro di pistacchio Brosis, rigorosamente, al posto del burro d'arachidi, stamattina qualità. Mandorle, marmellata e olio al tartufo. Perfetto, pistacchio e tartufo va da provare. Oh, secondo me la fanno la pasta. Hamburger, cazzarola. Cazzarola. Ci sta, caffè, olio. Va. Faccio anche a me. Io 4. Una colazione Lucchetti. A noi. Allora, Caldi. Con una splendida giornata di sole, all'alba delle 11:30, stiamo uscendo, mai andati così presto tra l'altro, stiamo andando a farci la passeggiata di mezz'ora per andare all'hotel della gara che si chiama Hilton. Pronti a farci belle? Sì, perché in questo momento mi sento davvero brutto. Sto morendo di sonno. È stanca? Sì. Piccolo. Ma ricarica stasera e poi nonno? Sì. Sì. Questa? Oh, l'hai incontrata su Amazon, l'hai fatto piacere, è arrivata a piacere. Lei è? Lucchetti, ha fatto l'upgrade. Madonna, che figa. Sì, wow. 3 tipi di ciglia.
pesano più i miei occhi che le mie tette, ormai vi dico solo questo. Buongiorno Lucchetti, già pronta? Già pronta. Si è svegliata alle 4 per farsi così. Sì. C'ho i baffi in faccia. Non si vedono, solo con la lucina si vede. Non i baffi, baffi, stronzo, ah. I baffi. Ah, quei baffi, pensavo gli altri. E Caldiroli mi ha dato un pezzo di cioccolato. Allora? Questa è la svolta, eh. Questa è la colazione dolce che ci piace. Questa è la svolta, te lo dico. Ma un coach così. Ma dove? Ma dove lo trovi? Dove? Neanche a Praga. Comunque che... tu, oh, mi devi sempre via per culo. Cotogni antisommossa, raga. Ah, raga, non ho mai il raffreddore in vita mia. Quando mi mettono i ceroni, mi è il raffreddore. Bellino. No, ma la mia paura più grande è starnutire mentre posso. Ma amore, è impossibile. Ma come fai a essere impossibile? È fisiologico. Ma no, ma perché sei in hype, calda, carica. Il raffreddore, cioè, non ci pensi. Veramente? No! Talè! Dai, amore! Ma che freschezza. Non respiro un cazzo. Porca miseria. Te la tua idea di non farmi portare la felpa. Ma dai, va là. Ma non farà freddo, c'è scritto che ci sono 25 gradi, cosa può. Ma sei in giro in tutina mezza biota, coi buchini sul culo. Raffreddore, mai avuto raffreddore in vita mia, ce l'ho oggi. Hai preso la vitamina C? Di' la verità. Ti butto giù dalla finestra, te lo giuro. Tocci di rizzo acceso! Perché mi sono scelto 1 centimetro. Ma basta solo che posso viva, eh! E c'è pure mi viene a tocci e sto finale! Vai, amore! Mi devi fare tutto il scusa a far niente. Prego no, paštelne, bojte se. A jsou to číslo 161, Bogdana Bašta, Czech Republic. 162, Adela Stanovská, Czech Republic. 163, Tereza Jurkovská, Czech Republic. 164, Mara Lucchetti, Italy. 165, Eliška Neradová, Czech Republic. 166, Viktoria Duricová, Slovakia. 167, Elizabeth Atamanský, Estonia. And 168, Fallon Vargas, Italy. Ladies, relax, latissimus, 163, latissimus, relax. Ecco, Zara, trosco buco. 163, a warning, relax your latissimus. Quarter turn to the right. Turn to the rear. Ladies, relax latissimo. 163, relax latissimo. To the right. Face to the judges. Grandmaster, back to 9. 165, correct your position. This is wrong position. Even the second line should stay. Get closer. What? 161, 163, 165, 66, 67. Da capire.
Balon e Mara fuori, mo. 67-63, you have already warning. The next warning is one place down. 63-67. Quarter turn to the right. To the right. Bella che sei, però non basta male, ma che non basta. Che devo fare? Niente, amore, più di così niente. Sai come funziona, no? Non sempre devi essere dentro la top 6 perché sei in fuori. Mettono dentro una top 6, chi fa comodo. Già solo che parlano la loro lingua, cioè, ti fa capire un po' di roba. Quando chiedi anche spiegazioni ti dicono parlo solo cieco e non farà una gara internazionale. Sì, in tutti i sensi. Perché mi vedevo veramente bella, ma bella bella. Cazzo bella, cioè. È raro che una persona si vede così bene. Cioè oggi ero tranquilla, poi non sapevo che c'era tutto, tutto bello, capito? Certo. Il trucco, i capelli, il colore. La condizione, mica, era tutto atomico. È sempre soggettivo, lo sai. Qua resta sempre soggettivo, mai oggettivo. Non lo so. Neanche tu, perché io ho il tuo telefono. Amore. Mio amore. Oddio mio, ma è impressionissimo. Vedete la luce, girati di qua. Ma stai benissimo, amo. Saresti una drag paura, te lo giuro. No, amo, ti giuro, stai benissimo. Non sto scherzando, stai veramente bene. Mica sei più bello di me. Oh, non si staccano. Ma sei meraviglioso. No, 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 no. Sei meraviglioso, amo. Ti devo far vedere come quanto stai. Quanto cazzo è dura sta colla? Durissima. Staccate le palle, cioè, esatto. No, volevo far vedere quanta roba avevo sugli occhi. Cibum. Allora, abbiamo preso due piatti di pasta, una penna con i funghi porcini, un botto con i funghi porcini, e una tagliatella con il tartufo. All'assaggio. Com'è? Soddisfacente? Buono. Eh? Soddisfacente? Buoni i funghi. Possiamo dare qualche punto? Sì. C'era la panna? No. Secondo me è olio. Sì? No, forse sì. Ah, faccia della panna, oh! Un letto di panna. Oh, questa c'ha un faccino migliore, eh? Questa spacca. Però, nonostante il faccino peggiore, l'abbiamo mangiata lo stesso. Beh, era buona, dai. Perché non si butta via niente. Cazzo, soffichi lì da mezz'ora. Buona? Meno male che c'è la lucchetta che c'è la pasta.
Sì. Signorini, bis, grazie. Che fondo. Che bello. In fondo. Quanto cacchio è grossa Praga? No, amore, tu sei più grosso. Buongiorno Lucchetti. Buongiorno. Siamo tornati dalla spesa. Tu sei tornato dalla spesa. Può aprire anche il frigo. Cosa adesso? Cosa hai preso? Tante sorprese. Yogurt! Dopo 4 mesi. Lo yogurt! Visto che c'hanno lo skir. Vaniglia e fragola. No, vabbè, adoro. C'è anche la banana. C'è anche la banana e la mela. Sei pronto ad andare a Vienna? Sì, eh. Sei curioso? Vuoi che dobbiamo andare al... Abbiamo a, a sgaloppare. Parker. Sì, sì, quel robo bello. Che gira. Ti farò sboccare l'anima. Ma tu sei fuori, io ti guardo da giù. Faccio andare giù adesso, te lo dico. Il figlio, questo è te. Sei la 30 l'annata. Abbiamo 600 al ritorno. Scusa, ma che cacchio stai facendo? Ti ho chiesto una Monster. Non l'hai presa. Ma sì. Scusa, tu ti metti così per farmi prendere una Monster? Certo, cioè, appoggi il tuo ano, il mio ano sul tuo ginocchio. Certo. Amore, qua che vuoi, porta fortuna, amore. Eh. Ah sì, allora appoggiala, va che forse è meglio. Va, va, va. La chiappa più imponente del Flixbus verso Vienna. Adesso farà anche l'equilibrista. Ti amo anche io. I love you. Siamo arrivati a Vienna. E la fine della casa. Ah, ma no, che lusso. Che cazzo dici? No, vabbè, sto male. Una cosa che amiamo io e il Caldi è il divano comodo. E ti ci metti qua e ti abbraccio tutto il tempo. Sei minuscola rispetto al letto, al divano. Bello, mi piace. Poi c'è questo tavolino molto in design che mi fa figo. Faccio la camera. Col letto vero. Col letto vero. Morbido. Ma che dormite ci facciamo questi giorni? Perché gli scherzi, stiamo trovando dei letti comodissimi. Cioè, torniamo a casa che non so, buttiamo. Da bacco. E come facciamo a tornare a casa? Altri cuscini, come piacciono noi. Senti che morbido. Beh, le scuole del divano, mi sa. Bello. La e la. Sì, mi piace. Vai, così. Cucina. Poi sì, cucina, vabbè, cucina, c'è un'altra cosa che piace tanto a me, il Caldi, che vorremmo nella nostra futura casa. La penisoletta. Oltre che un divano del genere, è gli sgabelli per mangiare, molto belli. Bagno con la vasca. Questa è una normalissima camera d'albergo. Cioè, è gigante, ma tra l'altro doccia, vasca, bellissima. Con la seduta. Bello, mi piace un sacco. Seduta con vista. Vabbè, il bagno. Tutto lo spazio che avevano nell'angolino. Cioè, secondo me si sono dimenticati. Hanno detto: cazzo, abbiamo dimenticato il water. Poveri. Cioè, come fate andare qua? No, a parte gli scherzi. Senza finestra, poi che tristezza è. Cioè, se tu chiudi la porta. La musica tristissima. No, se tu chiudi la porta. C'è uno che soffre di claustrofobia. No, dai. Come fa? Ma manco gli stronzi. No, ma hanno fatto così per non far dividere delle coppie, amore. Per non farvi vedere delle coppie. Eh sì, però troppa cacca. Ma la fai morire una persona qua dentro. Ma muore da sola. Boh. Vabbè. Poi c'è anche il caffè e il bollitore che è sempre essenziale, non manca mai, c'è dentro l'acqua. Oh, manca il microonde però, vedi. Ho capito, c'è questo, dai, figa il microonde. Però che il microonde amo. Io spero veramente che non gliel'abbiamo fuso, perché l'abbiamo usato talmente tanto che secondo me gliel'abbiamo fuso. Ma va, la fera fresca ancora, non si priva più. Ragazzi, siamo usciti dall'appartamento e stiamo andando ad allenarci. Ragazzi, abbiamo trovato la Gold Gym e ce l'abbiamo a 700 metri dall'appartamento a piedi. Ci fanno tipo... No, vedi, lui è...
coraggioso. E com'è immenso, cioè è tutto molto immenso. O no? Tutto molto vetro, fighissimo. Ci siamo? Ci siamo? Piace bro, piace? Bellissimo. Stiamo seguendo un ragazzo con una borsa della palestra perché non capiamo da dove si entra e sono sicura che lui sta andando in Gold Gym, quindi lo stiamo pedinando. Ok, abbiamo trovato l'entrata. Pedinato. Ma come fai? Non me... Pensa. Da noi. Che benessere. Tu io avevo. Cazzo, andiamo. Mamma mia. Ciao. Spettacolo. Sto volando altissimo. Questa verticale, ma qua qualità, qualità. Amore, ma sì, ma quanto è grossa, ma bro, ma sto male, ma che cazzo, non hai messo, no vabbè, sto volando, ma che meraviglia. Sono veramente senza parole. E lì c'è tutta la zona cardio. E quello è il famoso coso che si vedeva fuori, capito? La testa tipo di vetro. Ciao, ma dove ti porto, bro? Ma dire, spiegami, dove ti porto? Ma che visto, guarda, guarda la puntata. C'è anche le tendine per fuori dal sole. E dopo 2 ore di palestra, perché sono le 8 passate, cioè non c'è neanche riserva. Non c'è neanche più il sole, io non ho più gli occhi, sono cotta. Hai fatto un cicchetto ancora? No, no cazzo, magari fosse l'alcol, dici, ma sono cotta amore, devastata. Tra l'altro ho fatto anche il mio pianto giornaliero, mi sono arrivate le prime fotine della gara e... Ragazzi, siamo tornati nei pressi di casa. Volevo farvi vedere la vista che piano piano inizia a vedersi di sera, di notte, dalla nostra finestra. Ci siamo arresi, siamo tornati a casa. Erano praticamente quasi le 9 quando siamo usciti dalla palestra. Siamo cotti, devastati. Adesso ci mangiamo riso, pollo, un po' di gallette. E poi andiamo a nanna, perché domani sarà una bella giornata, abbiamo tutta la giornata fuori. La visita. Allenamento tutto. Mattutino, perché abbiamo, bellissima sta cosa della Gold Gym, ci ha fatto fare l'ingresso giornaliero, 20 euro ma dura 24 ore, quindi noi siamo entrati praticamente alle 6, andando domani mattina abbiamo ancora l'ingresso che abbiamo pagato oggi. Eh sì, siamo tutti due raffreddati. Mamma mia. Quindi vi salutiamo, ci vediamo direttamente domani mattina. Più ci avviciniamo più sono enormi. Volevo toccargliele ma non ci arrivo. Siamo nelle fiabe. C'è il prato che è praticamente perfetto. Hanno pettinato i ciuffi guarda d'erba uno a uno. Dei palazzi dietro, figa, bellissimo. Sì. Dobbiamo salire. Faccio un video da giù. Ma che video da giù? Ma vedi di muoverti, va.
Ma che fresco, ma che benessere quelli lassù, va. Eccoli. Gira talmente forte che i cavi diventano freschi. Oh, andiamo. Stra e log guys. Sì. Log guys. Appena iniziamo a girare ve lo dico. Che bello! Ciao amore, ma dove ti porto? Allora raga, abbiamo deciso di farvi vedere Vienna. Così facevamo prima. In modo più veloce. Guarda che bello quel gioco! Cioè che scivoli, oh. C'è la ruota che sembra tipo minuscola da qua. Un cazzo bellissimo, molto fresco qua tra l'altro. Oh, c'ho un po' paura del mio telefono amore, mettilo giù, va. Se dovessimo fare quello amore ci rimani su tu mi sa, eh? Sì. No, ma più quell'altro dov'è? L'altro è adesso è fermo, quello lì è blu. Ah sì, questo è bianco, quello è bellissimo, io l'ho provato uno simile. Siamo stanchi. Sì, l'adrenalina secondo me in questo momento se sale di botta non è... Non è il massimo, è un eh? Buon gioco. Oh, Marcello! Mica sfida. Quanto li stai guardando quei coccarini lì? Quanto ti senti già perdente in questo... Oh. Tre minuti. Grazie. Stiamo salendo sui go-kart. Siamo rovinati. Guardatelo. La stai facendo! Si stacca e va per Praga. Che fa un paio di giri e poi ti porta su. Non lo so, amore. Fa un pezzettino. È un pezzettino, sì. Vedi che fa un pezzettino, sì. Siamo in cima. Abbiamo pagato. Basta, adesso pagato ci andiamo. Guarda, più alti del Pino tra poco.